Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Finalmente è arrivato il calendario dell'avvento The Gustavox, che è questo a fianco a me. È veramente gigantesco e pesantissimo. Cerco di farvelo vedere sollevandolo un secondo, eccolo qua, ma è veramente pesante e veramente enorme. Io non me l'aspettavo così grande. Pensavo che fosse una cosa un pochino più piccola, tanto è vero che casa mia è talmente minuscola che io adesso ho delle difficoltà ad andarlo a collocare in un punto della casa dove non dia fastidio per 24 giorni e non so ancora dove lo metterò. Comunque, al di là di questo, io oggi volevo aprire con voi la prima casellina perché oggi è il 1° dicembre, quindi ho deciso di fare questo video per aprire con voi una casella di questo calendario. Non lo aprirò tutto oggi perché questo in particolare lo vorrei aprire con il mio compagno giorno per giorno. Abbiamo deciso di aprirlo insieme e di dare anche un senso logico al calendario dell'avvento, perché altrimenti se si apre tutto subito, tutto in una volta, poi secondo me perde anche un po' tutta la simbologia dell'avvento, il fatto di aspettare il Natale giorno per giorno e avere un piccolo regalino quotidiano. Quindi ho deciso di aprire con voi solo la prima casella e poi se mi seguirete su Instagram potrete vedere giorno per giorno tutto quello che troverò nelle varie caselline. Se invece non avete Instagram o non mi volete seguire lì, non vi preoccupate perché comunque dopo Natale poi farò il video e vi farò vedere tutto quello che c'era all'interno. Quindi in ogni caso lo vedrete, solo che lo vedrete dopo Natale. Però adesso basta con le chiacchiere e io direi di andare subito ad aprire la prima casellina, quindi la numero 1. Cercherò di fare un'inquadratura diversa perché è talmente enorme, guardate un po', quanto è grande, non riesco neanche a farlo stare nella telecamera. Questo è tutto il calendario dell'avvento, è veramente pesante. Quindi adesso cerco di fare un'inquadratura un po' più ravvicinata e vediamo cosa c'è nel numero 1. Adesso io aprirò il calendario per farvi vedere ancora meglio la sua imponenza, perché è veramente enorme. Eccolo qua. Questo è il calendario dell'avvento. Mi dispiace che ci sono dei riflessi. Ecco, forse così riuscite a vederlo meglio. La casellina numero 1 l'ho già individuata, è qua, quindi adesso io farò uno zoom con la telecamera e vi farò vedere che cosa c'è all'interno. Non lo so nemmeno io ancora perché non l'ho aperta, quindi lo faccio proprio insieme a voi. Ho fatto uno zoom in modo che possiate vedere bene quello che c'è dentro. Andiamo subito ad aprire. È una cosa abbastanza complicata perché lo hanno sigillato veramente benissimo, però volevo cercare di aprirlo senza rompere tutto, perché sarebbe comunque carino mantenere il calendario poi nella sua interezza, almeno fino a Natale. Vediamo un po' cosa c'è. Ecco qua, biscottini salati. Vediamo subito che prodotto è. Eccoli qua. Allora, si chiamano vogliole, direi. Vediamo subito se riesco a tirare fuori la confezione, però, perché non è affatto semplice. Oh, ce l'abbiamo fatta. Biscottini salati, eccoli qua. Praticamente sono artigianali, esperienza toscana, sono fatti con carbone vegetale, spinaci, olio d'oliva e pomodoro, prodotto dal forno di Umberto. È una marca che io sinceramente non conosco. Comunque i biscotti sono colorati, vedete che qua sono rossi, poi ci sono quelli verdi e ci sono anche quelli neri che sono sicuramente al carbone vegetale. Quindi abbiamo carbone vegetale, spinaci e pomodoro e poi c'è dell'olio d'oliva. Beh, questi sono biscotti che sinceramente io non avevo mai visto, è la prima volta che li vedo, biscottini salati. Poi all'interno della casellina c'è un foglio, un libretto. Calendario dell'avvento, c'è scritto Buon Natale. Ecco qua, vediamo subito che cos'è. Leggi la prima pagina. Ah, c'è uno spoiler, quindi vediamo un attimo. Ah, non guardare tutte le pagine ora, perché altrimenti poi c'è uno spoiler, c'è scritto qua. Questo libricino ti guiderà passo passo durante l'avvento. Se non vuoi rovinarti la sorpresa, ovviamente non guardare le pagine, va bene. Quindi io non le guarderò perché voglio appunto la sorpresa, ve lo stavo dicendo prima. Comunque
Niente, c'è il solito contest del calendario dell'avvento, insomma, questo è un piccolo, diciamo, promemoria di tutto quello che ci può essere all'interno. Però io lo vado a riporre nella casellina perché assolutamente non lo voglio sapere che cosa c'è dentro. Questi sono i biscottini salati, è stato il primo prodotto, direi che è una cosa veramente originale, li assaggerò ovviamente, poi magari quando farò il video dopo Natale, se avrò già assaggiato qualcosa, vi farò anche sapere se mi sono piaciuti o meno. Comunque io adesso inserisco di nuovo il pacchettino qua all'interno del calendario perché ho fatto proprio un'eccezione aprendo la prima casellina oggi con voi. Ma questa sera, quando arriverà il mio compagno a casa, poi la farò aprire a lui e, come vi dicevo, le apriremo poi tutte insieme. Però, se volete seguirmi su Instagram, io lì vi dirò quello che c'è all'interno. Credo che sia molto promettente, perché sicuramente mi aspetto di trovare delle cose particolari, delle cose originali. Sicuramente, comunque, mi piace l'idea di questo calendario. Quindi, che dire, io vi auguro un buon periodo dell'avvento, mettiamola così, continuerete a vedere altri video ovviamente sul canale, anche a tema natalizio. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.